Ben ritrovati ai nostri telespettatori per questa nuova puntata di Scaffale, uno scaffale particolare, nel senso che abbiamo un colpo d'occhio diverso, è la libreria Orsa Minore a San Severo, che ospita un ospite, è il caso di dire, d'eccezione, perché abbiamo qui con noi un poeta molto noto, Marco Antonio Campos, un nome importante nella poesia latinoamericana, è venuto a trovarci dal Messico, grazie all'amicizia con Emilio Coco, il grande traduttore Emilio, che insomma ha portato il nostro ospite in quel di San Marco in Lamis, e stasera è ospite a San Severo, e dunque noi non potevamo fare a meno di ospitarlo anche a 99 TV, la nostra emittente. Questa trasmissione prende spunto dalla pubblicazione di un libro del nostro ospite che si chiama Nessun luogo che sia mio ed è un libro di poesie, una raccolta che contiene il meglio un po' di alcune altre raccolte precedenti e l'opera pubblicata da Gatto Merlino, casa editrice Gatto Merlino, 12 euro, è un libro tradotto da Emilio Coco, noto traduttore appunto ispanista, il quale ha reso più fruibile lo spagnolo del nostro ospite, che ovviamente tra l'altro parla bene l'italiano, quindi come sentirete, dunque abbiamo potuto fare una traduzione, un'intervista senza traduzione simultanea, se no avevamo Emilio, non era un problema, ma invece il nostro ospite l'italiano lo parla e ci mostrerà quello che sa fare, insomma. Noi intanto la ringraziamo per essere qui presente. Allora, vogliamo partire proprio da questo libro, Nessun luogo che sia mio. Che cos'è? Ma è stato un verso che si è preso come titolo. Allora, credo che sia caratteristico perché è dire che in generale uno ha viaggiato molto ma non ha trovato un posto veramente che senta come suo. Sì, c'è il Messico, ma il Messico che noi conosciamo, che si sente suo, che sento mio, sempre sono delle piccole cose, la città, parti della città, certi amici, fiumi, montagne, altre città della provincia messicana. Ma in generale nel mondo non si trova un centro. Anche in altri libri, Francesco, tu puoi trovare, per esempio, che l'immagine che io utilizzo di più è quella del forestiero. Del forestiero. Anche la mia poesia riunita in spagnolo si chiama Il forestiero nella terra. Sì. Il forestiero, come posso dirti? Si tratta di stare bene dove tu vai, ma tu sai che quella città o quel paesaggio non ti appartiene. Sì, vivere bene, ma tutta la vita si dice addio. Tu non sai quando vai a ritornare, anche se tu lanci tutte le monete alla Fontana di Trevi. In senso allora anche un po' di leggerezza di vivere forse viene fuori anche da questo senso di essere forestiero. Sì, la malinconia, i melanconici sempre viviamo più nel passato che nel presente. Sì. Per questo, in generale, quando scrivo una poesia, sempre sia la poesia tu la penso in passato. È passato remoto, passato recente. È difficile che io scriva una poesia subito di un'emozione immediata. Sì? E quando l'emozione ha fatto un'evoluzione.
Allora, questa emozione, come a Borges, tutti i fatti veramente importanti sono pochi nella vita di un uomo. Allora, questi fatti tu li devi lavorare tutto il tempo, di una o un'altra maniera, e soprattutto cercare di aggiungere un po' più di bellezza al mondo. Cioè, questo è quello che si cerca. Per esempio, come si chiama tutta l'opera di Quasimodo? Vita d'un uomo. Così è la vita di un uomo, anche come, se tu mi domandi, io posso dirti come Ungaretti, che ho voluto fare una bella biografia, sì? Perché Octavio Paz, quando è scritto su Pessoa, su Fernando Pessoa, sul poeta portoghese, ha scritto molto bene che la vera vita di un poeta si trova nei suoi versi. E perché? Perché i suoi versi dicono tutto del cuore, dell'anima, che non esiste nei fatti esteriori. Già abbiamo una piccola prova dello spessore del nostro ospite, già ci ha detto in poche parole. Intanto, questo italiano da dove arriva? Come va, lo parla così bene? Ha molti rapporti con l'Italia? No, ho una fraternità da molto giovane. Io ho creduto di imparare un po' l'italiano ai 17 anni, quando avevo un professore nel liceo che allora, giocando, ho imparato un po', e poi l'ho letto molto, ho tradotto anche a Umberto Sabba, a Vincenzo Cardarelli, a Ungaretti, a Quasimodo. Quello che mi sento, quello che sento più vicino è Cardarelli. Ma mi piace moltissimo, mi ha influenzato anche L'allegria di Ungaretti, che è il libro che preferisco di lui. Il sentimento del tempo mi sembra più astratto. Allora, quando la poesia è difficile di capire o di sentire, è meglio per altri. Verissimo, insomma, stiamo scoprendo. In effetti adesso stavo controllando la scheda biografica del nostro ospite, Marco Antonio Campos, nato a Città del Messico, quindi la turbolenta e grandissima città, 24 milioni di abitanti, diceva. Non si sa, veramente. Non si sa quanti. Si sa. Passi per essere ormai la città più grande del mondo, addirittura. Non so se sia. Tra le più grandi sicuramente. São Paulo e Tokyo anche, no? Cioè, poeta, narratore, saggista e traduttore, ci ricordava le sue traduzioni dall'italiano, di autori italiani, tra cui Vincenzo Cardarelli, che lui lo conosce nel Messico, non so quanti in Italia lo conoscono. Non è un autore tra i maggiori in assoluto, però il fatto che sia stato tradotto, a differenza di Quasimodo e Ungaretti, che sono molto più noti, Cardarelli lo è un po' meno, ma insomma, lei mi dice che piace molto. Ma senta, quando gli ho domandato a Mario Luzzi quali erano i suoi cinque poeti, diceva questi quattro, e aggiungeva Montale. Montale non l'ho tradotto perché è molto difficile, veramente per me è un impiego che non sono capace di farlo, ma è un enorme poeta, quelli dei poeti ermetici, se si può dire così, è quello che mi sento più vicino, anche con T.S. Eliot, il poeta inglese, americano-inglese. E dico che se Luzzi lo diceva, se lo diceva Luzzi, per carità, per carità, si poteva, è un'autorità. Allora mi sentivo molto contento di avere gli stessi gusti dei poeti che lui, no? Quali sono i suoi referenti italiani, oltre a prima le persone che ha conosciuto bene in Italia, insomma, oltre a Emilio, che l'ha tradotto?
Mario Luzzi, ho conosciuto a Luzzi, ma ho parlato con lui 3 o 4 volte, gli ho fatto 2 interviste e era molto bene, ma io ho viaggiato molto per l'Italia, ma viaggiato, non ho fatto dei rapporti con gli scrittori, ho invitato dei poeti a un festival che io organizzo nel Messico, che si chiama il Festival dei Poeti del Mondo Latinos, e si fa tutti gli ottobri. Ebbene, per me è una sorpresa che la mia poesia possa dire qualche cosa agli italiani. Se c'è un verso che emoziona qualcuno, si può sentire soddisfatto. Anche Jorge Luis Borges, per esempio, diceva che se con il tempo qualcuno ricordava uno dei suoi versi, uno dei suoi poemi, sarebbe molto contento perché qualche cosa gli ha detto 100 anni dopo, o 50 anni dopo, 20, anche se quest'uomo, questa donna, non sapeva chi l'avevo scritto. E così, se succede quello, se lo dice Borges, Eh beh. ci sentiamo Insomma, è bello essere ricordati anche a distanza di tempo, insomma, sì. Ma anche se non si sa chi l'ha scritto. anche se non si sa chi l'ha scritto, qualcuno è stato. Se poi sappiamo anche chi è stato, meglio ancora, no? Sì, ma non lo vedremo. vabbè, non mettiamo limiti. Questa è la prima traduzione in italiano. Leggevo il primo libro tradotto in italiano di poesia, ma Sì. ovviamente però esistono traduzioni anche in altre lingue. Sì, anche ha fatto delle antologie della poesia messicana, Emilio, no? Sì. Emilio ha fatto un lavoro immenso, che è simile a quello che ha fatto un traduttore poeta messicano che si chiamava, che è morto, Guillermo Fernandez, che ha tradotto tutti gli italiani, io penso anche il Decameron, i Promessi Sposi, i grandi libri, e tutti i poeti, anche Luzzi completo. Ma credo che come suona l'italiano, Francesco, i miei poemi suonano come in spagnolo, io mi sento molto vicino. Certo. Se, per me è come naturale leggere in italiano, come se li avessi sentiti in italiano. Beh, E insomma, te lo dico davvero, non ho dubbi. La somiglianza delle lingue, poi se c'è anche un No, po' di no, no. passione, è ancora più vicina la lingua, lo spagnolo all'italiano, e lo abbiamo anche apprezzato come lettore il nostro ospite. Credo che sia più il cuore che il linguaggio, anche il linguaggio, ma il cuore anche, se, la sensibilità. Parlavamo un po' dei temi di questa poesia e ieri sottolineavamo, insomma, sentivo la relazione di Emilio, parlava del legame con il Messico, questo amore per la sua terra, anche se appunto insomma, Se lo ha governato il diavolo. anche se è governato il diavolo, ma purtroppo anche noi non è che stiamo molto meglio e quindi non possiamo neanche giudicare gli altri. Tema Ma un della. diavolo se n'è andato d'Italia adesso. Ma insomma, il problema sono gli altri 999. Insomma, noi abbiamo parlato dell'amore appunto per la terra, del paese, dei temi. Quali altri sono un po' i temi fondamentali? Lei diceva prima poche cose, ma importanti. Quali sono questi temi importanti che noi troviamo nella sua poesia? E penso all'infanzia, per esempio, no? Diceva Rilke che anche se tutti i temi si sono consumati, se si hanno spento,
e sempre resta l'infanzia, e se non c'è l'infanzia non c'è niente. E poi la famiglia, anche i fratelli, i parenti, e l'amore e il disamore anche, quello che si è per tutto, e quello che si è per tutto è molto importante, perché il tempo che se ne va, i viaggi soprattutto. Io ho scritto, penso che l'80-85% delle mie poesie è nei viaggi, no? E ci sono molti paesi che stanno nei poemi, e anche perché. E queste città, questi paesaggi dei paesi mi serve come fondo per meditare, riflessionare, e poi quando viaggio mi toglio la letteratura. Allora i versi vengono e così cominciano a muoversi nel sangue, nel cervello, e allora comincio a scrivere, faccio delle righe, un verso, un altro, e poi faccio tutto insieme e correggo molto. La correzione è molto importante, posso correggere il poema 3 mesi, 6 mesi, un anno. Mai è la prima versione, perché la prima versione è come un'ombra. Se ci sono grandi poeti che sono capaci di scrivere di una volta, ma per me è difficilissimo. In genere, quando se tu ascolti qualche volta che una persona dice che e soltanto scrivi per ispirazione, tu sai che non sa niente di poesia, sì? Perché è come se tu vuoi notare soltanto quando c'è l'ispirazione, allora ti ahogas, ti perdi nel mare. C'è bisogno, insomma, della labor lima, insomma, di quella revisione continua. Sì, per fare una cosa bella, ma con l'emozione iniziale, non perdere mai l'emozione iniziale, che non perdere la spontaneità, pensare che quello che è scritto è scritto appena ieri o una ora fa, anche se tu hai lavorato moltissimo, ogni riga, ogni verso, tutto è l'insieme del poema, sì. E poi i poemi escono poco a poco e si fa il libro, no? E per me io impiego 5-6 anni a pubblicare i libri. Perché? Perché c'è un'autocritica verbale, ma questa autocritica verbale soltanto si può dare con i cambiamenti che ci sono nell'anima. Allora, è un'autocritica anche dell'anima? L'autocritica dell'anima è anche un'autocritica verbale, no? Perché tu non, se tu scrivi un libro di poesia ogni anno, ti ripeti all'infinito, no? Quindi, in effetti, vedevo non moltissimi titoli, in effetti, lei mi sta dando quindi la risposta di questo, è come se gliela avessi fatta la domanda. Scrive con lentezza, cercando di salvare l'ispirazione iniziale, che è un concetto anche questo molto, molto bello. Che facciamo? Gliela regaliamo ai nostri telespettatori una poesia, la sceglie una delle sue liriche, così arricchiamo la nostra trasmissione. Una poesia che lei ritiene più adatta per i nostri telespettatori, anche se poi le toccherà darla in Cefalonia. In Cefalonia. spagnolo o in italiano? Ecco, lo facciamo
Dobbiamo fare entrambi, allora facciamo prima in spagnolo e poi in italiano, o lo vuole leggere direttamente in italiano? Leggiamo in La italiano. leggiamo in italiano, anche se ovviamente ci perdiamo qualcosa, ma la Cioè, leggiamo in italiano. era agosto, era il 1988. Io vedevo da lontano, come se stessi in coperta, la linea verde, la linea lunga, verde, sinuosa dell'isola di Ittaca. Udivo il fischio dell'imbarcazione sul punto di partire. Sotto il sole infuocato delle 4 di pomeriggio, salivo ogni giorno sulla colina per contemplare Ittaca e udivo i versi dei lirici arcaici nel mormorio d'argento degli ulivi. Immaginavo Ittaca. Nei villaggi dell'isola guardavo le anziane tessere assidue nell'ora del crepuscolo e i vecchi parlare come solo fa il rumore delle onde. Udivo le conversazioni degli anziani che mi suonavano, ma non capivo, di fronte a porte e finestre di piccole case bianche che folgoravano ancor più con la folgorazione del sole. Immaginavo Ithaca con due ragazze barcellonesi. Di sera cenavo con agnello e insalata, non mi piacevo il vino di Resina. Dicevo di sì, sicuramente dicevo che il giorno dopo mi sarei imbarcato per Ithaca. Mi aspettava la nave su cui sarei andato nell'isola che era la fine della navigazione, l'isola dove pensavo arrivare, l'isola dove sempre pensai di arrivare. Ma all'alba seguente rimandavo il viaggio per l'alba seguente e all'alba seguente per l'altro giorno. Nel frattempo salivo ogni giorno sulle colline, visitavo in pullman paesi precipitati, salutavo la mattina i nuovi arrivati, mi congedavo da loro alla partenza e guardavo di sera dalla collina la costa smeraldo e leggermente sinuosa dell'isola di Ithaca. A Ithaca non c'è mai andato, Non insomma. sono mai andato perché avevo 39 anni e dicevo che se era la fine della navigazione, Certo. era la fine della vita. Allora pensavo più nella Ithaca immaginaria e dopo, e questo è successo quando nell'88 e ancora non sono andato a Ithaca, forse. Ovviamente Ithaca è, appunto, ce l'ho appena detto, è la fine di tutto, e lui anche non c'è andato, giustamente, perché è bello immaginarla Ithaca più che andarla, il vederlo, il sognarla è più bello che vederla. Del resto non sarà C'era un scrittore messicano, Francesco, che è molto famoso, un grande saggista, Alfonso Reyes, che ha scritto molti libri sulla Grecia e non è andato mai in Grecia. E quando gli hanno invitato ha detto di no, che la sua Grecia lui l'aveva costruito nel cervello, nella mia immaginazione. È quello che è successo. Bellissimo anche questo esempio, questa è un po' anche la prova delle grandi qualità del nostro ospite, che ovviamente quelli che verranno poi più tardi a sentirlo saranno fortunati a sentirlo. Abbiamo avuto già il piacere di vederlo e ascoltarlo ieri a San Marco in Lamis. Abbiamo letto la poesia, abbiamo parlato dei temi, il quid che manca. E quindi che manca? Non lo so, che dire che senza la poesia
io sarei un altro, e che la poesia mi ha dato tutto, e mi ha dato soprattutto la prospettiva estetica per guardare le cose che esistono nel mondo. E mi ha arricchito il sentimento, il cuore, l'anima, i sensi. La poesia è una maniera anche di stare in una finestra e guardare il giardino e guardare la casa. Sì. Sono due realtà o molte realtà che si possono notare, e la prosa soltanto ti lascia guardare o la casa o il giardino. Bellissima anche questa immagine, dentro e fuori, i due aspetti del mondo, l'aspetto interiore e l'aspetto esteriore, la poesia che permette di fare davvero un arricchimento questa nostra intervista. Io la ringrazio davvero di essere stato qui con noi, e siamo qui appunto a ricordiamo per l'ultima volta Nessun luogo che sia mio, l'ultimo lavoro del nostro ospite Marco Antonio Campos, che appunto da Città del Messico è venuto a trovarci. Tra l'altro ho scoperto anche che qualche giorno fa è stata a Roma nel Festival della piccola e media editoria. Sì, ho scoperto anche questo. Internet è intrigante, fa sapere tutte le cose. Noi lo ringraziamo per essere qui con noi e chiudiamo questa puntata di Scaffale. Arrivederci alla prossima settimana.